È lì lo snodo della partita, perché dopo abbiamo dovuto rincorrere, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tutto quello che secondo me era necessario per cercare di vincere la partita, perché abbiamo impedito al Bologna quasi tutto quello che di solito fanno, quindi abbiamo impedito il palleggio, abbiamo impedito di essere così aggressivi loro e le abbiamo create difficoltà. Certo che subire un gol così dopo un minuto è stato un grave errore e dopo non siamo stati così lucidi, così precisi nel finalizzare meglio le situazioni che ci potevano dare la vittoria. Soddisfatto di come si sono fatti trovare i ponti i ragazzi? Sì, ma ne ero certo perché se ho fatto questa scelta è perché li vedo allenare tutti i giorni, allenarsi tutti i giorni e conosco le loro qualità, però è una partita che dovevamo vincere perché siamo stati superiori al Bologna e purtroppo nelle ultime due partite di campionato siamo stati superiori all'Empoli, non abbiamo vinto, siamo stati superiori al Bologna, non abbiamo vinto e però stiamo in un buon momento, ma tutto adesso andrà sulla partita di Napoli perché è inevitabile che è un appuntamento che può determinare un risultato molto importante per la nostra stagione, per il nostro percorso che ci vede in continua crescita da 3 anni a questa parte e che potrebbe raggiungere un livello ancora più alto. È tutto pieno per la prestazione, perché è tutto pieno, perché quando una squadra fa tutto per vincere la partita, non subisce poco, crea molto di più, aggredisce, abbiamo recuperato una marea di palloni nella loro metà campo, quindi è pieno, però è chiaro che in campionato la classifica la vogliamo migliorare, la volevamo migliorare e non esserci riusciti anche oggi, dimostrando di essere superiori agli avversari, è chiaro che dispiace. Poi ripeto, la squadra sta bene e chiaramente adesso sfrutteremo al massimo questi 2 giorni per preparare meglio la prossima gara, che sarà una gara difficilissima, ci siamo presi solamente un piccolo vantaggio, ma sarà ancora tutto da fare e dobbiamo farla bene dal primo secondo all'ultimo secondo se vogliamo veramente raggiungere questo traguardo. I primi 2 minuti sicuramente non sono stati da Milan, dopo secondo me abbiamo affrontato con serietà, con impegno e con intensità la partita e sicuramente meritavamo qualcosa di più. Ma penso che prima di tutto vada onorata questa maglia, vada onorato il nostro lavoro, siamo qui per questo, quindi il mister può cambiare anche ogni volta 10 giocatori, ma l'impegno e la sostanza deve essere sempre quella. Penso che ogni partita sia a sé, no? Affronteremo con serietà sicuramente il prossimo match che potrà fare veramente qualcosa di importante per noi e per la società. Abbiamo iniziato insomma 20 minuti 30, oggi 55, quindi stiamo andando tutto per il verso giusto e devo solo continuare a lavorare e cercare di farmi trovare pronto.